domani in un nuovo vlog. Buonasera, perché è sera, sono le 4 di pomeriggio, 4 e mezza di pomeriggio. È stata una mattinata molto intensa, molto difficile, perché le temperature sono alle stelle. Non so se mi seguite da tempo, ma io proprio col caldo divento linea piatta, cioè proprio non riesco a vivere, quindi quando comincia a essere un pochino pomeriggio mi rianimo e vabbè, tutto qua. Abbiamo ripreso in mano i vlog, non so se si percepisce questa cosa, ma a volte non è proprio semplice riprendere la propria vita. Non so se si percepisce, però a volte non è proprio semplice riprendere la propria vita, ecco perché ogni tanto faccio questi stacchi, perché un po' non è che dici chissà che gli faccio vedere, un po' è perché non è facile. Non lo so, provateci da casa ogni tanto a fare questo esperimento, perché secondo me non è proprio da tutti, neanche da me a quanto pare. Comunque ragazzi, allora sono tornata. Dov'è? Là ci sta una canetta molto attiva, anche se fa caldo e lei dorme praticamente tutto il giorno, povera stella mia, con quel pelo, cioè, anzi ve la faccio salutare. Ciao Badadina! Ciao amore, che bello questo peluche! Che bello questo peluccione. Guarda, quando c'ha questa faccia da impunita. Tu sei bella, amore mio. Vi faccio vedere subito due pacchi che mi sono arrivati e sono stata molto contenta di questa collaborazione, anche se mi hanno chiesto di scegliere delle scarpe. Ed io ho scelto degli stivaletti perché, regà, io gli stivaletti li indosso anche d'estate, perché a me le scarpe aperte non mi piacciono tantissimo e vi faccio vedere quelle che ho scelto. Allora, il primo paio è questo stivalettino qua, semplice semplice nero. Devo dirvi che è tutta pelle. Lo so, non è proprio vegano, penso, suppongo. Ci sono tutti i contatti, tutta una bella scheda. L'impacchettamento è fantastico con le solette. Sono tutte belle impacchettate, anche questa era impacchettata così. Guardate che belle però. Sono proprio, vabbè, semplici semplici. Non con i lacci, ma si aprono con la zippettina qui. Dall'altra parte invece abbiamo sempre i soliti stivaletti, non sono lo stesso modello, non sono proprio uguali uguali, bianchi, perché mi ispiravano parecchio. Allora, in teoria sono un 40, tutte e due. Io li ho provati, questi mi stanno bene, calzano bene. Tra l'altro che belli che sono anche in video. Questi sono un po' strettini, quindi ora vedrò se regalarli, insomma. Perché non mi stanno. Io purtroppo sono piedona, sono abbastanza alta e vabbè. Però può capitare questa cosa. Poi se avete dubbi comunque chiedetemi pure. Io vi lascio il link sotto nell'info box con un codice sconto, perché comunque essendo tutta pelle hanno un bel prezzo e so che non è la stagione perfetta, però ci sta qualchedun'altra come me che d'estate non ama particolarmente mettersi le scarpe aperte, quindi so che qualcuna di voi può capirmi. Scusatemi, ma per me vestitino e stivaletto, Eleonora Petrella, tappati le orecchie perché magari mi blasterà sicuramente, ma per me vestitino e stivale è tipo bellissimo. Tra l'altro guardate che bel modello, sono veramente carine, carine, carine. A parte i miei lividi che io me li appena mi sfioro faccio un patatrac a queste gambe poverine. E tra l'altro sono anche super comode. Ma la destra purtroppo ha il piede più lungo della sinistra, perfetta. La destra però tocca, non so, perché comunque fa male avere le scarpe più piccole del proprio numero, ovviamente non ve lo consiglio, però comunque un 40, si vede che c'è una bella sleppa. Da piccola mi dicevano se te pia un corpo rimani in piedi, perché avevo i piedi lunghi. Comunque sono comode, ci sto camminando, sono molto comode. Adesso vi faccio vedere anche il secondo paio. Decisamente un'altra musica. E vabbè, queste sono un po' più particolari, anche perché io non è che indosso chissà che cosa di particolare, però devo dire che anche con questo vestitino non ci stanno male. Vabbè, il nero lo avrei indossato molto più facilmente. Sono stracomode. No, davvero, no, non sto scherzando. Penso che di me un pochino vi fidate.
E queste sicuramente le sfrutterò anche magari qualche sera così per uscire. Comunque, niente, andatevi a vedere il sito perché ci sono tante altre scarpette carine se siete interessate, anche sandali, insomma, tutto in pelle, tutto super lavorato, insomma. È un bel sito, ecco perché ho accettato di collaborare. Io li ringrazio, vi lascio ovviamente tutto quanto giù nell'info box e... C'è un altro pacco che mi è arrivato che voglio farvi vedere. Ho fatto un ordine su Shein, ho preso tre maglie che mi servivano perché comunque ogni volta d'estate non so mai cosa mettermi tipo al volo, così una maglietta buffa al volo. E ho preso questa qui con i cuoricini. Questa c'ha tipo due queste maniche un po' a palloncino, molto carina. Ed è una M, l'ho presa abbastanza grandicella perché stretta. La vedevo scomoda. Poi ho preso questa qui nera che ha già i peli di Daphne, mio vicino che deve sbattere la porta, vabbè, e ha questo fiocco dietro. Ora provo ora a indossarle se non mi squaglio prima. E poi questa camicetta, guardate che meraviglia, è di cotone, proprio cotone cotone. Questa è una S perché questa sta proprio perfetta secondo me, S. E questa invece che misura è? Boh. Ah, ve lo farò sapere. Comunque vi lascio pure il link là così se siete interessate. Mamma mia, che bianca che sono! Allora, la prima che vi faccio vedere è quella lì con il fiocco, che poi è tipo che leopardato dietro, ed è una semplice maglietta nera, però almeno ha questa particolarità di avere il fiocchetto dietro, così almeno è un po' meno noiosa. I pantaloncini sono sempre gli stessi che vi ho fatto vedere in un haul di Shein tipo l'anno scorso. Che quest'anno mi stanno un pochino più stretti perché boh, io mi sento proprio gonfia, cioè regà, pure io sarò invecchiata, ingrassata, quello che mi pare, però insomma, questa qua è la prima scelta. Comunque, molto carino il dettaglio. Non l'ho fatto così perché proprio, cioè, beh, vabbè, però questa qui, anche questa molto carina. È un po' più di tessuto pesantino. Scusate, intanto mi si sono sciolti i capelli. Vabbè. Allora, questa però è più da dentro il pantalone che da fuori. Cioè, vabbè, tanto mo' giusto per farvela vedere. Mi fa molto ridere questa cosa di queste spalle così, che poi sono decisamente... Sono decisamente tipo di manica che io utilizzo tantissimo. E boh. Cioè, mi ci sento un po' sciocchina. Cioè, in video dici, vabbè, pure pure, però dal vivo sono proprio tanto un televisore, così, no? Comunque, dai, è carina, è una cosa, un po' forse più da sera, perché mo' con questo caldo dubito che la metterò di giorno, a meno che non piova, però la fantasia mi ha molto conquistata, sì. E ora so che non ci dovrebbe stare il reggiseno nero sotto, ovviamente. Questo è un amore. Questo è proprio un amore. Ora, magari così va data pure un po' una stirata, cose così, ma è leggerissima e cotone, proprio cotone. Scelta. Infatti, io vado sempre nelle ricerche, metto sempre tipo colone, cotone, colone, cotone, miscele di cotone, perché comunque le magliette. Di polistirolo, secondo me, dopo un po' che uno ci suda dentro, hanno quell'odore di orrore. Quindi preferisco magari più il cotone, anche se viene comunque dalla Cina. Però vabbè. Comunque, questa è molto bella. Immaginatevela che non si veda il reggiseno sotto, perdonate, vabbè, però cioè, anche voi so fare chissà che cosa. Troppo troppo carina anche questa messa dentro, ma non con questi pantaloncini, perché secondo me mi fa tipo effetto. Capito, tipo un saccato e non è che mi sento troppo a mio agio, però è stata una bella scelta, molto romantica, ci piace. Latina, abbiamo preso il cinese, questi sono spaghetti di soia, ravioli io non ho mai assaggiato e poi, ah no, l'altro sta di là e per l'occasione ho preso una birretta Daffy che la trovate da Lidl, basta. Allora io totalmente distrutta, mi sono pure messa il magliettone di Barbie, è finita questa serata, Daphne è stata un incubo, ve lo faccio sapere. E nulla, lui mi ha fatto vedere sto Love and Death and Robots, che
non so se la conoscete, sta su Netflix, ma è una sorta di tipo, come si chiama quell'altro telefilm? Black Mirror, con tutte puntate tipo cartoni, però fatte con tutte grafiche diverse, e ogni puntata è un episodio a sé, proprio come Black Mirror. Mi è piaciuto? No. Lo rivedrò? Probabilmente no. E niente, io per oggi non vi ho detto molto, è stato un lunedì molto silenzioso. Concluderei questa giornata qua. A domani. Anzi, mi faccio anche salutare, se vuoi ringraziare almeno tutte le persone che sono state carine con te sotto i commenti nel blog precedente. Allora, tutti, tutti, no. No. Un ringraziamento speciale va a grazie, a Graziella e soprattutto a Grazia Archiazza. Bene, grazie. Poi soprattutto non è che dovrò bippare queste cose, vabbè. Molto simpatico, Daphne. Nel frattempo, eh? Daphne è innamorata di lui comunque, io non lo so. Che devo fare? La vendo? Ti vendo? Ti vendo. Oddio, come sei carina! No, vabbè. Diciamo che le temperature sono abbastanza elevate oggi, anche se andremo incontro a qualcosa di peggio. Dice pure che pioverà. Bah, speriamo, per me, io sono sempre molto felice. Comunque l'unica cosa che riesco a mangiare questo periodo è tipo mozzarella pomodoro, ma avevo anche dell'insalatina che ho comprato ieri. E se proprio non mi basta, ho anche la Philadelphia con i crostini. Questi qua sono del Conad, sono tra l'altro anche più buoni di quelli originali. E un po' di tè fresco che non ci sta mai, quindi buon appetito a me. Eccoci qua, sono veramente sudata, vengo da fuori, ho anche tutta la maglietta bagnata perché sono uscita un secondo con Daphne per farle fare la pipì e ha cominciato a piovere a goccioloni, adesso pare anche che abbia smesso. Che dire, follettini, follettine. Allora, ieri è iniziata come una giornata normalissima. Poi, verso sera, ho ricevuto da due persone che io amo, due notizie brutte. Cioè, nel senso, non tragedia. Cioè, in un caso sì, una tragedia c'è stata, però ho proprio sentito queste persone un po', no? Colpite dalla vita. Perché comunque, a volte capita che va tutto bene, tutto ok. Poi ti arrivano certe mazzate incredibili e io poi sono molto empatica, quindi lo assorbo tutto. Dico che oggi sono stata a un funerale di un signore che abitava qui in questa palazzina che ci ha lasciato 2 giorni fa. Aveva 80 anni, insomma. Non stava proprio benissimo, però mi ha fatto piacere andarci. E oggi ho proprio pensato, stavo pensando tra me e me, che devo veramente fare qualcosa per riequilibrare tutta questa negatività. Io credo molto nelle energie positive e negative, e non co come una cosa di trascendentale, come una cosa di mistica, assolutamente no, ma il fatto è che me la sento proprio addosso, cioè mi sento proprio come se tutte queste cose brutte che sono accadute mi hanno un po' atterrato. E allora ho pensato che volevo fare qualcosa per, cioè, voglio riequilibrare questa cosa facendo qualcosa di bello per me stessa. Cosa? Non lo so. Però devo cercare di non assorbire più queste energie negative. Tra l'altro adesso ci sta Daphne. Tadam! Canetto malefico che ha un nuovo gioco preferito da fare, ovvero prendere la pallina e lanciarla sotto al divano e poi abbaiare finché qualcuno non gliela va a riprendere. Perché è Satana, lo vedete? È un cane satanasso. Mamma. Che schifo. Sta morendo di caldo, però adesso è il suo momento quello demone e deve per forza fare qualcosa. Deve per forza giocare, vai. Mamma mia, questo cane si lancia, mi fa una paura. E nulla. Ho fatto uno psico pippone. Tutto bene, sentite, questa è lei che chiede la pallina. Che goduria quando accade questa cosa che ho levato la pellicola ed è perfetto, adesso si sta smontando. Lei intanto attenta al mio yogurt e giusto per farvi capire come fa la Pietas Daphne.
No, tanto dopo un pochino glielo faccio leccare, però non troppo. Ho messo in bilico, finalmente posso fare un video tranquilla, più o meno tranquilla. Sono al lago di Albano, sono venuta qua da sola. Oggi è domenica e non è stata una domenica facile, un po' perché sono in via in ballo per gli ormoni, un po' per situazioni, cose brutte, quindi sono scappata da Roma e sono venuta qua. Finalmente adesso non c'è quasi nessuno, posso parlare più o meno. C'è una daffina irrequieta che vi giuro sono almeno un'oretta che sto qui e lei non si è fermata un secondo, però le piacciono molto i bastoncini del lago. Non la posso lasciare libera altrimenti scappa, perché lei è poi molto veloce. E questo è il laghetto, c'è un vento incredibile, infatti non so se si sentirà. È bellissimo. E niente, eccoci qua. Io sono un pochino triste oggi e non ve lo nascondo. È domenica, ma la domenica sono sempre un po' triste. E nulla, sono venuta qua da sola, è proprio per questo che ho chiesto oggi anche sola. Quindi ho detto vabbè, è inutile che sto a casa a non fare nulla. Quindi sono venuta qui, anche se era piena di persone, e fortuna adesso ce ne sono molte di meno, perché non sono nel pensiero. E nulla, non, avrei voluto vloggare di più, ma non ce l'ho proprio fatta. Sono contenta però di fare questo fine vlog adesso qua con voi. Fatemi sapere se questo video vi è piaciuto. Lasciatemi un commentino qua sotto, così ci facciamo ancora una bella chiacchierata. E se siete arrivati fino a qua, lasciatemi un cuoricino. E se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al questo canale perché è gratuito. Lasciatemi un like, insomma, se avete di cose da fare, vi lascio con le mani in mano. E nulla, sono contenta di finire qua la settimana perché così domani posso riniziare un nuovo vlog. Vorrei essere un pochino più attiva, ma quest'estate si sta rivelando un pochino più di quello che mi aspettavo. Passerà, passa tutto alla fine. Quindi io vi mando un bacio enorme e ci vediamo al prossimo video. Ciao!